Busseranno alla scuola statale e occorre dare loro servizi, strutture, palestre, scuolabus, mense e soprattutto insegnanti. È da 2 mesi che noi ogni giorno, quotidianamente, con ragionevolezza e buonsenso, facciamo presente questi problemi. A lei, come a tutto il Governo, ricordiamo da settimane che nel decreto economico di 55 miliardi questo tema deve trovare risposta. Noi attendiamo quelle risposte non solo per il percorso 06, perché c'è anche tanti ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo e oggi, ahimè, abbiamo perso l'ennesima occasione per sentire queste risposte. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 31519 dei deputati Lollobrigida ed altri concernente intendimenti in merito alla ripresa delle attività scolastiche anche in considerazione delle criticità della didattica a distanza e del necessario sostegno alle famiglie. La deputata Carmela Bucalo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, collega. Grazie, Presidente. Le ultime dichiarazioni del Ministro Azzolina riguardo all'apertura delle scuole a settembre con una didattica mista, metà a scuola e metà a casa, hanno ancora di più aumentato le preoccupazioni delle famiglie. Il ministro ancora non ha capito che ci sono tantissimi studenti che vivono in contesti familiari disagiati, famiglie che non riescono a vivere, figuriamoci, comprare un tablet, un PC, o avere una connessione adeguata per seguire la didattica a distanza. Inoltre, come faranno i genitori a conciliare lavoro e scuola? Cosa diranno ai datori di lavoro? Siamo disponibili a settimane alterne a lavorare? Per questi motivi si chiede al Ministro quali misure urgenti e chiare intende adottare a tutela delle nostre famiglie e soprattutto delle donne madri. Grazie. La Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Onorevole Bucalo, convengo con lei che i genitori e le famiglie sono stati i protagonisti in queste settimane avendo fornito un grande supporto nella didattica a distanza, così facendo ingenti sacrifici al fianco del corpo insegnante. Ora dobbiamo accompagnare tutti in questa seconda fase con un'attenzione particolare alle donne, che è sacrosanto non debbano pagare il prezzo di questa emergenza. Per questo, insieme ai colleghi di governo, ci stiamo adoperando per trovare risposte concrete alle molteplici e variegate esigenze. Il lavoro svolto negli ultimi mesi e gli investimenti che abbiamo già fatto, così come le misure e le azioni intraprese a valere su fondi strutturali, alcune delle quali ancora in corso, si pongono proprio nella direzione da lei auspicata. Si tratta di garantire un aiuto e un sostegno alle scuole e agli studenti che ne hanno più bisogno per non lasciare indietro nessuno. Il medesimo decreto ha previsto anche voucher babysitter e congedi parentali straordinari, proprio per venire incontro alle esigenze che l'onorevole interrogante richiamava. Come sottolineato in precedenza, sono stati acquistati 205.000 dispositivi digitali e oltre 117.000 studenti sono stati raggiunti dalla connessione, grazie alle risorse messe a disposizione dal decreto Cura Italia, che si aggiungono ad un numero molto elevato di dispositivi utilizzati e dati in comodato d'uso, oltre 1,2 milioni acquistati dalle scuole negli ultimi 2 anni grazie agli investimenti del piano scuola digitale e dei fondi strutturali. Grazie ad una fattiva collaborazione con la Ministra Bonetti e al lavoro comune di tutto il Governo è stato istituito un tavolo interistituzionale a cui partecipano diversi ministeri, oltre che le regioni e gli